Benvenuti a un'altra puntata di L'arte di essere, di Voce di Strada. Oggi avrò come assistente Antonella e tratteremo del decoupage. Il decoupage è una tecnica prettamente decorativa che consiste nel rintagliare dei pezzi di carta di qualsiasi genere. Possono essere carta di riso, carta di giornale, carta anche da carta regalo pur volendo, e incollarle su un supporto che può essere di legno, di cartone, di plastica, di alluminio, qualsiasi supporto. Vediamo la tecnica base, cioè che consiste nell'incollare proprio questi ritagli. Allora, io qui ho un supporto, in questo caso di legno, ha una forma un po' particolare, a forma di cigno, che io per comodità ho già dipinto la base. Questo sarà il mio foglio con delle immagini, ritaglierò delle immagini che mi piacciono. Questa è carta di riso, però va bene qualsiasi tipo di carta. Vediamo come fare. Allora, occorre innanzitutto della colla vinilica che io ho messo in questo bicchiere per comodità, dell'acqua e una forbice giustamente per rintagliare, e poi vedremo le varie evoluzioni che ha avuto il decoupage in questo arco di tempo, perché esiste anche il decoupage pittorico, infatti per questo ho preparato dei colori acrilici. Rintagliamo delle immagini. Ho preso un foglio con delle farfalle perché come soggetto mi piace molto, da quel senso di libertà. Quindi cominciamo. Tagliamo prima il soggetto che ci interessa e poi lo rintagliamo per bene nei minimi particolari. In questo caso sto utilizzando la carta di riso, che non è necessario bagnarla. Invece, nel momento in cui decidiamo di fare il decoupage, ad esempio con dei ritagli di giornale, è sempre bene bagnare prima la carta in modo che si ammorbidisca, essendo più dura. Allora, il primo ritaglio è fatto. Passiamo agli altri. Il decoupage è una tecnica molto semplice, infatti molti l'adoperano. Poi ovviamente c'è sempre quel tocco di personale, che possiamo aggiungere qualsiasi cosa, infatti dopo vi farò vedere come aggiungere dei brillantini in polvere. Togliamo il superfluo
iniziamo con questi, poi se non ci piace aggiungiamo altri pezzi, come un disegno effettivamente. Allora, vi consiglio sempre un pennello piatto, in questo caso io sto utilizzando un pennello a ventaglio. Qui c'è la mia colla, lo bagno prima nell'acqua in modo che si ammorbidisce, poi lo passo nella colla. Vado ad incollare sul supporto in questo modo. Passo il pennello sopra in modo che non si formano delle bolle d'aria, partendo dal centro verso l'esterno, in questo modo qua. Facciamo la stessa cosa con gli altri ritagli. Ovviamente adesso vedete la colla bianca, però quando si asciuga diventa trasparente. Visto che abbiamo molto spazio sul nostro supporto, andiamo a rintagliare una parte un poco più grande del foglio. In questo caso abbiamo un ramo di fiori. Passo di nuovo il pennello nella colla. In questo caso, essendo più ampio il rintaglio, passo la colla sulla superficie del supporto. E lo stendo in questo modo. Faccio attenzione a non fare pieghe, quindi mi aiuto con le mani prima. E poi col pennello, in modo che stendo bene la colla.
qua negli angoli io sto piegando la carta giustamente per seguire le linee del mio supporto. Ripeto, da prima la colla vinilica è bianca, poi diventerà trasparente, infatti se vedete già la differenza tra i rintagli che ho incollato prima e quello di adesso. Rintaglio un altro particolare per completare, diciamo, il mio disegno. Purtroppo toccando con le mani la colla ovviamente rischierete di incollarvi. Però consiglio comunque di non mettere i guanti quando si fa un lavoro del genere, perché si rischia ancora di più di rovinare tutto. Ok, per il momento sono soddisfatta, diciamo, del mio disegno con i rintagli. Dobbiamo aspettare che la colla si asciughi per procedere poi alla parte pittorica. In questo caso, non avendo così tanto tempo, io adopero comunque sulla superficie ancora fresca. Però vi consiglio comunque di aspettare prima che si asciughi la colla. Allora, in questo caso ci sono delle... prendo un altro pennello ovviamente, con più rigida, con la setola più rigida, e vado a rintoccare quei dettagli di sfondo pittorico che a me non piacciono. Tipo qua, se vedete, ci sono delle linee dove si intravede la pennellata, quindi vado a correggerle sempre colore acrilico. In questo caso cambio anche colore. Comincio a fare delle sfumature, sempre ritornando al discorso luce e ombra. Bisogna sempre aspettare che asciughi il colore, però ripeto, sempre per mancanza di tempo, io adopero sempre sulla superficie fresca in questo caso. Vado a fare un'altra passata di colla vinilica sul colore che teoricamente dovrebbe essere asciutto. Ok, e aggiungiamo dei brillantini in polvere
che si usano comunemente anche nelle cartolibrerie. In questo caso li mettiamo dorati, li mischiamo un po', mettiamo qualche dorato. Picchiettando sul tubetto, in modo da non versare una grande quantità. Poi andremo a stenderli, ovviamente. E aggiungo anche un po' di verde, sempre in piccole quantità. E aggiungiamo anche del ramato, visto che il colore di sfondo del nostro supporto è simile. Ora andiamo a stenderlo con il pennello. Torniamo al pennello piatto, asciughiamo un poco e leggermente andiamo a stendere e fissare contemporaneamente i brillantini. Dobbiamo aspettare ora che si asciughi completamente, che la colla diventi trasparente in modo che si evidenziano anche i brillantini. Questo è il nostro prodotto finito, completamente asciugato. Dobbiamo poi passare la vernice finale o flatting per proteggerlo e per potergli comunque passare un panno umido per poterlo pulire. Ci vediamo alla prossima puntata di L'arte di essere di Voce di Strada. Vi ricordo il nostro sito internet www.vocedistrada.it se volete avere chiarimenti o dei suggerimenti. Vi ringrazio, alla prossima.